ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video. È bello rivedere le vostre facce sorridenti. Molti di voi mi hanno chiesto come poter registrare la batteria, ed in effetti per noi batteristi questa è una tematica ricorrente. Tralasciando per il momento le tecniche professionali che richiederebbero molto tempo e un'attrezzatura molto più costosa, oggi vi voglio descrivere 5 metodologie easy, partendo da quella più economica fino a quella che ci può portare risultati semiprofessionali, analizzando i pro e contro di ogni soluzione per registrare la vostra batteria. Quindi entriamo subito nell'argomento. Partiamo dallo strumento più diffuso oggi, lo smartphone. Quindi costo zero. Quando registriamo la batteria con il telefono, di solito otteniamo un suono saturo, se non completamente distorto. Questo a seconda della qualità del telefono. Per ottenere un risultato migliore ho acquistato un microfono per smartphone, questo microfono qua, ed ho provato a registrare avvalendomi di un'applicazione che regola il livello di ingresso del microfono automaticamente. Ed il risultato è stato questo. Bene, giunti a questo punto, tra i pro mettiamo la praticità e l'economicità di questo sistema, tra i contro la qualità audio ottenuta appena sufficiente. In descrizione vi metto un link per acquistare sia questo microfono che uno di qualità superiore. Vediamo il prossimo sistema. La seconda opzione è quella di utilizzare un registratore tascabile. Tra i tanti modelli, quelli più diffusi sono Tascam e Zoom. Costo circa 100 euro. Prendiamo in esame uno Zoom H1, che fra l'altro ho utilizzato per registrare tutte le voci dei miei video prima che mi trasferissi in questa bellissima stanza multiaccessoriata, ottenendo un risultato sempre sorprendente, che tra l'altro era più per terra che in mano mia, come potete vedere. Di tutte le modalità possibili ho deciso di posizionare questo microfono a circa un metro dalla batteria, direzionato di 45 gradi verso il rullante, ed il risultato è stato questo. Bene, quindi fra i pro metterei la praticità e la buona qualità audio di questo sistema, e tra i contro metterei i limiti per la gestione dei file ottenuti, ovvero che saremo relegati a dover usare un computer per poter estrapolare i nostri file, a meno che non li ascoltiamo direttamente dal registratore. Vi lascio il link in descrizione per l'acquisto di questo Zoom H1. Vediamo la prossima opzione. Come terza opzione utilizzeremo un mixer, e qui come spesa partiamo da almeno 50 euro, senza contare il costo degli accessori che sono aste, cavi e microfoni. In questo caso sto usando un Behringer Xenix Q502. È un piccolissimo mixer ad un canale microfonico, e naturalmente questo sistema funzionerà con ogni tipologia di mixer audio. In questo canale troverete un video dove vi spiego come registrare la batteria con un microfono solo. Quindi per registrare utilizzeremo preferibilmente i due canali mono di uscita main out, collegati tramite un cavo ad Y al nostro computer o ad altri apparecchi che ci permettono di registrare. Quindi il risultato è in questo modo. Bene, quindi fra i pro ci metterei la versatilità, la possibilità di poter intervenire sull'equalizzazione dei nostri canali e la relativa economicità di un mixer come questo. Tra i contro metto che non fornisce un audio a tracce separate, anche se la traccia stereo si può intendere come due tracce. Vi lascio il link per l'acquisto di questo bellissimo mixer in descrizione. Passiamo alla prossima opzione. Sempre il solito mixer fa parte della nostra quarta opzione, perché questo è un mixer USB, quindi potremo utilizzare una Digital Audio Workstation, detta volgarmente un programma per studio di registrazione. Il costo è sempre di 50 euro per il mixer, più gli accessori, e questa volta servirà anche un computer. Le modalità di microfonazione saranno le stesse di prima, quindi colleghiamo il mixer al nostro computer e registreremo tramite la nostra DAW, quindi il risultato sarà più o meno questo.
Bene, quindi tra i pro metterei ancora la versatilità e la relativa economicità di un mixer come questo. Tra i contro il fatto che non è un apparecchio costruito appositamente per fare registrazioni, quindi probabilmente la qualità ne risente. Il link lo trovate sempre in descrizione. Passiamo all'ultima opzione. Come ultima opzione, quella che ci può fornire risultati semiprofessionali, vi consiglio l'utilizzo di una scheda audio. Ed il costo sarà a partire da 200 euro, senza contare gli accessori ed il computer. Il prezzo varierà a seconda della qualità dei convertitori adottati. Come avete visto, si può registrare anche con l'utilizzo di un microfono solo, però quello che vi consiglio per avere un maggiore controllo sui suoni della vostra batteria è di utilizzare una scheda audio con almeno 4 canali, dove di solito si ha cassa, rullante e due panoramici. In questo caso sto usando una Focusrite Scarlett 18i8 con 4 canali preamplificati e moltissime altre possibilità per collegare la nostra strumentazione. E il risultato sarà questo. Bene, quindi tra i pro mettiamo che possiamo registrare in multitraccia, che la qualità audio è ottima e in più il bello di questa scheda è che potremo effettuare un monitoraggio a latenza quasi zero. Tra i contro metterei il costo, in quanto la spesa totale di questa strumentazione potrebbe essere elevata per un principiante. Bene, quindi spero di avervi dato una buona panoramica sulle varie modalità di registrazione e sulla strumentazione necessaria. Fatemi sapere nei commenti quale di queste modalità preferite oppure quale state già utilizzando. Se questo video vi è piaciuto, vi ricordo di lasciarmi un bel like e di iscrivervi al canale attivando la campanellina. Quindi anche per questa volta è tutto. Io mi chiamo Bernardo Grillo e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!